Benvenuti e buon 8 marzo a tutti voi e a tutte voi. E proprio nel giorno che ricorda naturalmente l'altra metà del cielo, purtroppo dobbiamo registrare in apertura l'ennesimo femminicidio che riguarda questo territorio. Una donna di 35 anni di nazionalità ucraina è stata uccisa dal compagno, un suo connazionale, a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo è stato fermato nella notte dalla polizia di Reggio Calabria dopo alcune ore di ricerche. Ad avvisare gli inquirenti, il proprietario della casa nella quale la vittima risiedeva col compagno. Le ricerche della polizia sono partite immediatamente. Dopo qualche ora l'uomo è stato rintracciato e quindi fermato. Sul corpo della donna sono stati ritrovati diversi segni di violenza. Indagini coordinate dalla procura di Palmi e condotte dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro. Veniamo alla tragedia che invece ci ha toccato un po' tutti, insomma, ecco, in tutta Italia, in Calabria sicuramente, in maniera particolare in questo territorio, quello che abbiamo definito giornalisticamente l'abisso a Steccato. Adesso naturalmente bisogna anche fare espatriare le salme, però è, come dire, una procedura che ha dei costi. E, insomma, sono costi che non tutti possono sostenere, ricordiamo a noi stessi, insomma, anche qualche promessa istituzionale da parte della Presidenza della Repubblica e anche della Regione Calabria, quindi l'auspicio è che da questo punto di vista si risponda concretamente mettendo a disposizione risorse. Nel frattempo però alcuni familiari hanno protestato stamattina proprio per chiedere che le salme non vengano trasferite, non vengano spostate. Per noi c'è stato Vincenzo Saporito. I migranti, parenti delle vittime che sono ancora nel Palamilone, le bare, sono qui, hanno bloccato le strade perché hanno appena avuto la notizia che le salme dei migranti che non sono stati riconosciuti verranno trasferiti a Bologna. Giustamente, questa è una notizia che li ha colti un po' di sorpresa e loro non ci stanno perché vogliono che i migranti ritornino nella propria nazione. Noi chiediamo veramente un po' di... dovete rispettare un po' la dignità delle persone. Abbiamo veramente perso le sorelle, fratello, mamme e così via. Ma è un po' di comprensione, chiediamo solo un po' di comprensione, non chiediamo altre. Vogliamo, diciamo, come aveva promesso il Presidente della Repubblica, che vengano mandate le salme in Afghanistan. Da 12 giorni sono passate, noi ancora non sappiamo niente. Oggi la prefettura ha deciso di portare, di trasformarlo in giro, a distribuire in giro per l'Italia. Fino a questo momento nessuno vi ha dato risposte? Ancora loro, c'è un ragazzo di prefettura che dice che ma solo le persone che non sono state riconosciute vogliamo mandarle a Bologna. Ma noi chiediamo un po' di tempo anche per contattare i familiari, perché i familiari, la situazione in Afghanistan è drammatica, non è come in Italia, internet non funziona, i media e così via. No, ma noi piano, finché, diciamo, quelle altre che sono state riconosciute, perché non le mandiamo in Afghanistan? Io ti sto facendo una comunicazione, se ti puoi fare portavoce, visto che parli la mia lingua, e parli con tutti loro, e poi mi fai sapere. Non vogliono? Vogliono. Le salme che non sono state riconosciute, stiamo cercando di contattare i familiari, stiamo cercando con tutti i mezzi di trovare questi familiari. Se non verranno riconosciuti, purtroppo dovranno essere sepolti qui in Italia in un cimitero islamico. Tutti i familiari non avranno la possibilità di pagare la spesa dalla tasca loro, perché non è una persona, sono 10 persone, 16 persone in una famiglia. 16 persone in una famiglia, come fa a pagare la spesa fino in Afghanistan? Anche se paga la spesa fino in Afghanistan, dovranno pagare 8.000 euro al comune di Crotone o Gutro, questo non lo so, per prendere solo il documento. Alcuni familiari hanno chiesto di portare in Germania. Qui il comune di Gutro o Crotone, non mi ricordo bene, ha chiesto 500 euro per liberare la bara, cioè la salma. Ma rendiamo conto, per lasciare il documento, noi rimaniamo qui con i familiari dei defunti, finché loro vogliono stare qua, finché loro non danno il loro permesso di trasferire le salme, finché, cioè, loro stanno qui per rimpatriare le salme in Afghanistan. Sono qui da 12 giorni, sotto il sole, con il freddo, con la pioggia, ma ci saranno qui altri giorni, altre settimane, altri mesi, finché non saranno trasferiti in Afghanistan. La loro richiesta è questa, perché è stata promessa di pagare le spese
paese, quindi ora perché non viene più pagato? Incredibile davvero. Adesso ce ne andiamo proprio a Steccato di Cutro in diretta, dove c'è il nostro Massimo Carlozzo, anche perché ci sono delle novità dal punto di vista proprio della pura cronaca. E quindi io darei la linea a Massimo Carlozzo, che vedo in questo momento proprio con il mare Ioni ovviamente alle sue spalle. A te Massimo. Sì, siamo sulla spiaggia di Steccato di Cutro, questo è l'undicesimo giorno per quanto concerne i soccorsi. Anche se ci spiegavano questa mattina che con il vento così forte, il mare così mosso, oggi veramente le condizioni sono complicate per le operazioni di soccorso. Intanto, per la cronaca, è stato arrestato il quarto scafista, presunto scafista, è stato rintracciato in Austria a 28 anni, un cittadino turco, si chiama Gun Ufuk. Sulla sua testa ovviamente pende l'ordinanza di custodia cautelare che è stata emessa dal GIP del Tribunale di Crotone Michele Ciociolo. Altra notizia per quanto concerne il naufragio: è morto uno dei presunti scafisti, lo hanno accertato gli investigatori della Polizia Militare della Sezione Operativa Navale di Crotone, è stato riconosciuto appunto tra i morti, tra le vittime che sono al Pala Milone. Altra notizia sul fronte ospedale di Crotone: ricoverati sono soltanto tre, di questi due sono minori, due sono bambini, stanno fortunatamente bene, le loro condizioni di salute, fa sapere il commissario dell'ASP Simona Carbone, non destano preoccupazioni. Queste sono tutte le notizie che abbiamo qui dalla spiaggia di Steccato, a voi studio. Grazie, grazie a Massimo Carlozzo. Intanto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi va effettivamente a relazionare davanti ai rappresentanti del Parlamento italiano. Da Palazzo Chigi arriva il plauso alla relazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Parlamento, mentre Giorgia Meloni e Matteo Salvini si vedono per organizzare il Consiglio dei Ministri di giovedì a Cutro. Dopo aver espresso il suo cordoglio, il ministro aggiorna il conto delle vittime. Dalla Turchia, il 22 febbraio, erano partiti circa 180 persone, oltre a quattro scafisti, due turchi e due pakistani. Il primo allarme scatta alle 23.03 del 25 febbraio, quando un aereo Frontex individua il barcone. Piantedosi annota che l'agenzia parla di buone condizioni di galleggiabilità dell'imbarcazione, ma anche il fatto che i sensori termici suggeriscono la possibile presenza di persone sotto coperta. Alle 23.37 interviene dunque la Guardia di Finanza, ma deve rientrare in porto per un rifornimento. Tornerà circa due ore più tardi con una seconda imbarcazione, ma alle ore 3.30 circa le due unità della Guardia di Finanza sono costrette a rientrare in porto a causa delle pessime condizioni meteo. Il barcone è segnalato per la prima volta da terra alle 3.50, pochi minuti dopo arriva la prima richiesta di soccorso. Secondo i racconti dei superstiti riportata dal ministro, alle 3.50 la barca avvisa i lampeggianti provenienti dalla spiaggia. Gli scafisti, temendo la presenza delle forze dell'ordine, effettuano una brusca virata, ma proprio in quel frangente la barca, trovandosi molto vicina alla costa in mezzo alle onde alte, urta con ogni probabilità una secca e comincia a imbarcare acqua. Poi un'onda forte capovolge la barca e tutti i migranti cadono in mare mentre la barca si dissolve. Responsabilità? Le chiariranno le inchieste, ma il punto per il ministro è uno solo: la tragedia è indipendenza diretta dei gestori criminali di trafficanti senza scrupoli. A quanto si riferiva quando ha parlato del non mettere in mare in nessun modo volendo colpabilizzare le vittime. Il centrodestra applaude, ma è scontro con l'opposizione. Dal Partito Democratico Giuseppe Provenzano chiede che il governo venga indagato per strage colposa. Il Movimento 5 Stelle sottolinea l'assenza di Salvini. Matteo Renzi non apprezza i toni del ministro. L'Identità Italiana dice che chi salva le vite non difende i respingimenti. E ci torniamo a Steccato di Cutro, perché oggi ci sono state tutta una serie di iniziative, proprio anche ovviamente dell'8 marzo. Per esempio le donne del Partito Democratico stamattina intorno alle 11 erano appunto lì a Steccato di Cutro e le ha intercettate sempre il nostro Massimo Carlozzo. In centinaia sulla spiaggia di Steccato oggi 8 di marzo, festa internazionale della donna. Le donne democratiche della Calabria hanno inteso essere
presenti per in qualche modo manifestare il loro, diciamo, dolore, il loro cordoglio, la loro vicinanza alle decine e decine di vittime, appunto, di migranti dello sbarco di domenica 26 di febbraio. Sentiamo le tre interviste. Oggi avete sentito questa esigenza di festeggiare la festa internazionale della donna su questa spiaggia di morte? Sì, come donne DEM della provincia di Vibo Valentia e dell'intera Calabria abbiamo deciso di non fare convegni o manifestazioni, bensì di venire laddove si è consumata questa immane tragedia e di tentare di rendere un omaggio non solo alle donne, tutti i bambini e tutti gli uomini sepolti in questo mare. Ci è sembrato giusto, ma abbiamo sentito di farlo e ci siamo organizzati e l'abbiamo fatto. Pensiamo sia la cosa più giusta. Questo è un 8 marzo di dolore, però anche un 8 marzo di consapevolezza. Siamo ancora all'anno zero per quello che riguarda accoglienza migranti e salvataggio dei migranti. Bisogna cambiare paradigma, lo diciamo da tempo, ma adesso questa crudeltà che abbiamo visto su queste spiagge di Cutro ci mette proprio il problema dinanzi agli occhi, non possiamo più chiuderli, bisogna fare in modo che il Consiglio dei Ministri di domani possa veramente uscire fuori con una novità riguardo all'umanità che deve esserci. Tutti vanno salvati in mare, tutti, qualunque nazionalità, da ovunque provengano. Dopodiché tutto quello che deve essere sarà, ma prima di tutto salvateli. Avete visto in alcune immagini anche la presenza del segretario generale della CGIL, Angelo Sposato, perché la CGIL con le sue donne era sempre lì a steccato. Dopo questa giornata noi sabato 11 insieme a tutte le associazioni anche nazionali saremo qui presenti. È un primo momento in cui rivendicheremo delle politiche assolutamente diverse, perché questa è l'ennesima tragedia di una lunga serie di politiche sbagliate, insomma, che hanno portato alla morte di donne, bambini e uomini che viaggiavano e chiaramente si aspettavano di trovare una vita diversa. Non si può ragionare in termini sicuritari, ma è chiaro, insomma, che bisogna intervenire pensando che il valore della vita è un valore alto e chiaramente, insomma, anche rispetto alle questioni dell'accoglienza va invertita assolutamente la rotta. Non solo CGIL, anche la UIL ovviamente, tutte le organizzazioni sindacali oggi in un modo o nell'altro hanno, diciamo, costruito, ecco, una serie di eventi, anche la UIL a Lamezia in particolare, per parlare in sostanza della, come dire, dell'essere contrari, del combattere contro qualsiasi tipo di discriminazione. Oggi abbiamo voluto invitare Martina Scavelli, che è l'arbitro volley, che ha, attraverso uno sfogo su Facebook, ha messo in evidenza una regola dell'arbitraggio di pallavolo. Questa regola ha visto la carriera di Martina indietreggiare, per cui noi sosteniamo la sua battaglia e anche noi pensiamo che deve essere il merito l'unico metro di paragone per definire l'impegno di tutti noi sia in ambito lavorativo che in ambito sportivo. Noi infatti nel segno dei diritti e contro ogni discriminazione in tutti i campi, a partire dall'ambiente lavorativo ma anche quello sportivo, che dovrebbe essere inclusivo e non invece discriminante. Il mio sfogo su Facebook è stato, diciamo, un piccolo semino gettato, è andato su diversi terreni. Spero che qualcosa si possa smuovere, sia nello sport sia nelle coscienze di tante donne e tanti uomini che hanno subito anche loro ingiustizie. Quindi l'iniziativa di oggi come la vivi? In maniera serena, non sono abituato ovviamente a tutto ciò, però vedo davvero tante parole, tante persone solidali a questa vicenda. E anche noi ci aggiungiamo, forza Martina, perché significa difendere naturalmente la nostra comunità veramente a 360 gradi. Sempre a proposito di 8 marzo, c'è un'iniziativa che anche il Marrelli Hospital svolge praticamente ogni anno nei pressi della Breast Unit, lì in via Gioacchino da Fiore, sede della clinica pitagorica. Per noi c'è andata Maria Dora De Caria.
Come ogni anno il Marelli Hospital ha organizzato in occasione dell'8 marzo delle iniziative di prevenzione rivolte alle donne in un giorno appunto particolare dedicato a loro e noi ovviamente siamo venuti a sentire dalla viva voce del dottore Torchi, assenologo oncologo del reparto Pianeta Donna della casa di cura Marelli Hospital di Crotone quali novità ci sono e soprattutto che numeri si sono raggiunti ad oggi grazie alle iniziative di prevenzione sul territorio. Ecco sì, come diceva lei, bisogna ringraziare Marelli Hospital che ha dato questa opportunità di creare un centro di senologia a livello veramente nazionale. Abbiamo avuto vari riconoscimenti. Siamo stati il primo bollino rosa, abbiamo acquisito, il che significa bollino rosa, ospedale a misura di donna. La parte preponderante la fa la senologia e come numeri ormai, questo è l'inizio del sesto anno, abbiamo superato già le 12.000-13.000 visite, il che significa non solo prevenzione, principalmente prevenzione che salva l'integrità fisica delle donne e la propria vita, ma veramente un cambio di mentalità delle donne del nostro territorio, il che significa volersi bene, a prescindere dalle regole della prevenzione che si trovano ormai da qualsiasi parte. La donna oggi ha raggiunto, e con i numeri e con quello che io vedo giornalmente, che le famiglie si allargano, cioè tutto questo è un effetto domino nella propria famiglia, si allargano a numeri sempre più grossi e che determina un cambiamento di pensiero all'interno della famiglia, di conseguenza nella società del nostro territorio, che purtroppo è un po' arido dal punto di vista sanitario, ma sempre con noi, con questa piccola goccia, ormai ha raggiunto una sua importanza. E poi al Comune di Catanzaro, anche lì una bella iniziativa sulla medicina di genere e della prevenzione che riguarda chiaramente l'universo femminile. I temi della medicina di genere e della prevenzione sono stati al centro dell'incontro organizzato nell'ambito della rassegna Orienta Donna, voluta dall'amministrazione comunale di Catanzaro in occasione dell'8 marzo, un'iniziativa che ha offerto l'occasione di discutere a 360 gradi su importanti argomenti attinenti la salute e il mondo femminile, con i contributi di professionisti e associazioni del settore. La donna purtroppo intanto si dedica molto alla famiglia, agli altri, si trascura, arriva alla condizione di menopausa già con un importante bagaglio di fattori di rischio e di patologie. Parliamo dell'ipertensione, del diabete, dell'obesità, tutto questo incide poi sugli eventi cardiovascolari. E quindi non è il problema della menopausa, è tutto quello che riguarda una prevenzione che va fatta già dall'infanzia, dall'adolescenza e via via ovviamente nelle varie fasi importanti della vita. Pensiamo ad esempio alla gravidanza oppure al postpartum. Quando parliamo di medicina di genere non parliamo di medicina soltanto delle donne, ma di quella scienza che si occupa delle differenze che ci sono tra uomini e donne e della soprattutto influenza che le differenze biologiche ma anche sociali, economiche e culturali hanno sull'insorgenza delle malattie, sulla progressione delle malattie e sulla risposta alla terapia. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di differenze di genere nell'ambito farmacologico. Differenze di genere significa anche differenze di opportunità di trattamento. E questo incide drasticamente non solo perché uomini e donne sono diversi per le caratteristiche, quindi possibilità che alcuni farmaci raggiungano alcuni organi bersaglio o anche in dosi efficaci oppure in dosi poco tollerate, ma dall'altra parte anche opportunità economiche, opportunità sociali, opportunità religiose che configurano i fattori non biologici che giocano proprio un ruolo nella differenza di genere. Bisogna tutti quanti fare uno sforzo per capire che la prevenzione, così come il trattamento farmacologico, sono imprescindibili da un'uguaglianza. Una notizia di cronaca, 3 feriti, il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamattina a Cutro, vedete le immagini forniteci dal Comando dei Vigili del Fuoco, siamo sulla statale 106, una Mercedes e un Fiorino
si sono scontrate. A bordo della Mercedes c'erano madre e figlio, sul Fiorino invece è finito in un fossato un uomo che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari. Sul posto anche, come vedete in questo momento, appunto l'atterraggio, l'elisoccorso che ha trasportato la donna in ospedale. Le ambulanze giunte sul luogo hanno provveduto a trasportare gli altri due feriti presso l'ospedale di Catanzaro. Nella tarda mattinata è stata ripristinata la viabilità sull'arteria, anche se solo su una corsia. E, un'altra iniziativa, questa ancora più particolare, perché si parla in sostanza di soggetti affetti da demenza senile, ma insomma anche loro devono vivere, per quanto è possibile naturalmente, una vita con un minimo di qualità. Guardate questo servizio. Un'iniziativa che punta a dare sostegno alle persone affette da demenza e alle loro famiglie attraverso una serie di interventi complementari tra loro, con lo scopo di costruire una rete sociale di comunità. Il progetto Cammini Alzheimer dell'associazione Raggi Onlus ha concluso la prima fase, finalizzata a formare le cosiddette equipe di prossimità con psicologi, educatori, animatori e operatori sociosanitari. Famiglie che molto spesso vivono nell'Interland e quindi nei territori lontani dai centri abitati e quindi vivono sulla loro pelle sia la solitudine sia la frammentazione che una malattia come questa solitamente porta. In ognuno dei 17 comuni che formano l'ATO per le politiche sociali, del quale Catanzaro è capofila, sarà presente un'equipe di prossimità che incontrerà le famiglie in luoghi informali come le chiese, le piazze, i mercati e altri spazi di aggregazione, coinvolgendole in incontri settimanali di supporto relazionale ed emotivo per uscire dall'isolamento e instaurare relazioni basate sulla fiducia e sull'ascolto. Creare una grande comunità plurale, una comunità che riesca a comunicare, una comunità che abbia dei valori umani molto solidi e che riesca in qualche modo a portare avanti anche la costituzione di un tavolo interistituzionale per la dignità, per tutelare la dignità delle persone con demenza. Un progetto molto innovativo, molto forte, anche nella sua capacità di fare quello che tante volte si dice, cioè fare rete, che molte volte è, diciamo, uno slogan che resta fino a se stesso e che invece in questo caso si concretizza mettendo insieme tanti comuni, ripeto, per realizzare effettivamente un'attenzione, un ascolto, forse non soltanto alle persone affette da demenza, ma anche e soprattutto alle famiglie che altrimenti sono costrette a sobbarcarsi un onere di tempo, di energie, di fatica, di dolore e anche economico, venendo spesso lasciate sole. Il fatto di poter vivere queste realtà che sono spesso confinate nell'ambito delle famiglie e quindi conosciute soltanto da chi è a stretto contatto con questi pazienti, invece è una realtà più larga, è una cosa importante, non solo per condividere questo peso, ma perché questo aspetto, questa modalità si è visto, oramai è dimostrato, che migliora le capacità cognitive di questi pazienti e la capacità di sopportazione dei caregiver delle famiglie, che non è poca cosa. È un ordigno di notevoli dimensioni, è stato trovato in una zona di campagna nei pressi di Via Muraglia, siamo in un'area periferica di Polistena. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha isolato la zona, ha fatto intervenire gli artificieri che hanno messo in sicurezza l'ordigno, poi lo hanno fatto brillare proprio nei pressi dell'area industriale di Polistena. L'ordigno però, e questa è la particolarità, era collegato ad un dispositivo elettronico e quindi è chiaro che adesso vanno avanti le indagini per capire chi potesse essere l'obiettivo di questa molto più che probabile intimidazione. E adesso previsioni del tempo con Trebi Meteo.
Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che vedrà ancora un flusso di correnti umide occidentali interessare l'Italia, qualche nuvola si farà vedere sul nostro paese, si avvicina anche una perturbazione vera e propria che venerdì attraverserà il centro-sud. Controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia, ecco queste nuove nuvole che interessano il nostro paese, ma principalmente il versante tirrenico delle regioni centro-meridionali e poi quest'altro sistema nuvoloso che venerdì attraverserà tutta l'Italia da nord a sud, ma con piogge principalmente al centro-sud, invece avremo bisogno di piogge nelle regioni settentrionali. Per quanto riguarda le precipitazioni, infatti, ecco, qualche fiocco di neve sulle Alpi di confine, arriva qualche goccia di pioggia, come al solito, sulle regioni tirreniche, comunque precipitazioni deboli, il nord resta all'asciutto. Quindi, in definitiva, ci attende un giovedì che vedrà ancora qualche annuvolamento transitare sul versante tirrenico con delle piogge. Qualche fiocco di neve, qualche goccia di pioggia sulle Alpi e le vicine zone pedemontane, specie le Alpi occidentali. Per il resto, sia al nord che sull'Adriatico che all'estremo sud, non mancheranno anche ampie zone di sereno e temperature relativamente miti. Per tutti i dettagli, comunque, sulle vostre località, consultate l'app gratuita di Trevi Meteo. Sono le 14:26, fra qualche secondo, grazie per averci seguito, non andate via, restate con noi, fra poco parte sempre in diretta Luigi Saporito, i suoi ospiti e Smart Sport. Noi ci vediamo più tardi alle 17:30.